Un saluto dal palazzetto dello sport Ezio Triculi di Iesi, da Fabrizio Romagnoli e da parte di Alberto Banzola. Qui si stanno per affrontare Fileni BPA Iesi e Centrale del Latte Brescia, campionato di Lega Adecco Gold, in questa sfida da cui la formazione iesina cerca importanti punti per rilanciarsi in chiave salvezza, ma sarà tutt'altro che semplice alla luce delle assenze. Si parte con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Umberto Colucini e Realdo Ristè, figure vicine all'Aurora. Dicevamo, Iesi Brescia, Iesi cerca il riscatto dopo due stop consecutivi esterni. Brescia che viene da una vittoria, un periodo non facile comunque per la Centrale del Latte, due vittorie nelle ultime cinque gare, una Centrale che sta cercando di riportarsi nelle posizioni di testa dopo essere stata capolista e anche capolista solitaria dalla prima praticamente quasi metà del girone d'andata. Fileni BPA che prova a riscattare un campionato che era partito sotto altri auspici rispetto a quelli che vedono adesso la formazione arancio-blu rischiare concretamente di essere risucchiata nelle posizioni retrocessioni della classifica. Pesano in questo frangente anche le assenze a quella già molto pesante di Goldwire, che sarebbe stato l'ex di turno questa sera. Si è aggiunta in settimana anche quella di Richard Mason Rocca, su cui tanto aveva puntato la Fileni BPA all'inizio di questo suo percorso stagionale. Tutto pronto per la palla 2, si va ad iniziare il primo attacco, lo va a gestire la formazione iesina che prova subito ad attaccare il canestro difeso dalla squadra bresciana. Iesi dunque che ci prova a riscattare gli stop di Forlì e Trieste, Capitan Maggioli va a cercare Migliori che pasticcia, palla recuperata dalla Centrale del Latte. Primo attacco per i biancazzurri, palla Robert Fulz, quintetto di Brescia formato Veroli, ossia lo stesso quintetto di domenica scorsa. Non c'è Capitan Di Bella tra i partenti, al suo posto c'è Federico Loschi, peraltro Robert Fulz, Federico Loschi, J.R. Giddens, Marsley che prova dall'arco e trova il primo canestro della serata, e Tommaso Rinaldi, 3-0 Brescia, 9-19 a giocare. Brescia punisce subito la difesa di Iesi nella sua prima azione d'attacco, adesso Bonfiglio in palleggio per il tentativo di riscattarsi da parte dell'Aurora, Santiangeli va fuori da Borsato, Iesi che resta fuori dall'arco, cerca la tripla a sua volta, palla sul ferro e riconsegnata nelle mani dei Lombardi. Attacca alla centrale ancora con J.R. Giddens e Robert Fulz. Per Brescia già la notizia di aver trovato un canestro di Tamara Slay, autore di una prova abbastanza incolore domenica scorsa, soprattutto in fase offensiva. Ancora Tamara, se la sente dall'arco, non va questa volta, sempre 3-0 Brescia. 3-0 Brescia dopo 1 minuto e 15 di partita qui a Palatriccoli. Iesi ancora a secco, non ha sfruttato i primi due attacchi della sua partita, la formazione di Piero Coin, adesso l'arresto e tiro di Borsato, male però la sua conclusione, al rimbalzo va Brescia. Si gioca un po' a corri e tira da una parte e dall'altra, J.R. Giddens adesso, ancora Robert Fulz per il nuovo tema tattico offensivo della centrale, centrale che domenica tornerà a giocare sul terreno amico del San Filippo contro Trieste. Palla che arriva a Tommaso Rinaldi, Rinaldi contro Maggioli, si perde l'azione di Brescia, arriva la palla per Loschi, errore al tiro. Prova a ripartire in velocità Iesi, c'è Bonfiglio che porta palla nella metà campo difesa dalla formazione bresciana, va nel pitturato Bonfiglio, pasticcia un po', poi si allontana dall'arco, prova a prendersi la conclusione troppo corta, Maggioli lì sotto cerca di farsi il rimbalzo, chiuso però dalle maglie biancazzurre. Non una bella partita fino adesso, J.R. Giddens lo scarico a colpire uno degli arbitri, era Rios, siamo già dall'altra parte del parquet. Da Borsato a Bonfiglio, Iesi trova il primo canestro della sua partita. E sono i primi due punti di questa serata per la Fileni BPA dopo poco meno di 2 minuti e mezzo di partita. Robert Fulz dall'altra parte, ancora Brescia che attacca, Brescia sfortunata in questo frangente, sfortunato anche coach Alberto Martellossi che durante la mattina del match è caduto per terra, callo e canestro per Tamar Slay, 5-2 per la centrale, 5 punti, udite udite, li ha segnati tutti Tamar Slay, sembra essere proprio la serata dell'ex Reyer Venezia alla ricerca di riscatto dopo un campionato fino adesso veramente in altalena,
e ad essere sinceri l'altalena si è sempre o quasi fermata nella zona bassa più che nella zona alta. Vediamo come se la cava Tamar dalla linea del punto 7.25 da giocare, e sono 6 punti per Tamar, 6 punti per Brescia, 6-2 centrale del latte. Iesi sotto di 4, prova di nuovo a scuotere il suo tabellino con l'ultimo arrivato che però pasticcia, permette un facile recupero a Brescia. Fulz, 8-2 Brescia, 7-14 da giocare. Iesi continua a pasticciare in questo momento, brutto pallone quello perso da Bonfigli, arrivato nelle ultime due partite a cercare di rimpolpare un organico che ha perso il suo pezzo più pregiato, Goldwire, problema muscolare per lui che per almeno un mese lo terrà fuori dal campo, e quindi problemi in cabina di regia dove aveva fatto pentole e coperchi fino al momento del suo infortunio Limaer Goldwire, e adesso si riparte con Iesi sotto di 6 dopo poco meno di 3 minuti di partita. C'è Santiangeli che prova ad andare via, va a subire il fallo da parte di Giddens, fallo su Marco Santiangeli, resta in attacco la formazione di coach Piero Cohen con la rimessa a breve affidata alle maglie arancioblu. Proprio Santiangeli nei pressi della panchina occupata dalla formazione di casa campeggia nella curva dei sostenitori jesini del Palatricolo un messaggio di incoraggiamento nei confronti proprio di Goldwire e Rocca, i due grandi assenti, gli infortunati di serata. Intanto Maggioli si prende la conclusione da 3 punti, ma c'è l'errore, si resta sotto di 6 per Jesi. Attacca ancora alla centrale Gergine, spalla schiacciata, si va da Federico Loschi il cui tiro è corto, cercava anche fallo in Maggioli, non è così. Corre Iesi nella metà campo lombarda, c'è Migliori che aspetta l'arrivo dei compagni, poi si affida alle mani di Stefano Borzato. Maggioli prova a farsi vedere nel pitturato, riceve palla, spalle a canestro, il movimento di Maggioli, ma c'è l'interruzione del gioco da parte degli arbitri che ravvisano un fallo sullo stesso Michele Maggioli, quindi gioco interrotto, fallo assegnato a Rinaldi. Iesi sotto di 6, 2-8 in favore di Brescia che in questo avvio non brillante di gara è comunque partita meglio rispetto alla formazione jesina, che adesso va a rimettere in gioco della linea di fondo campo con Borzato che si appoggia a Bonfiglio, poi ancora Maggioli che fa da perno al gioco di Iesi, prova a sfidare la difesa di Brescia. Maggioli, il suo avvicinamento a canestro, la conclusione da sotto, il rimbalzo con canestro di Franco Migliori, 4 Iesi, 8 Brescia. Non arriva il taglio su Migliori che va a segnare questo tap-in, facile facile, fin troppo per lui. Brescia che attacca nuovamente, va difeso bene su Maggioli che è il pericolo pubblico numero uno di questa serata marchigiana. Fulz va dentro, palla sporcata a Bonfiglio, si riprende con una rimessa in fase d'attacco ancora per la centrale. 10 secondi per questa conclusione, 6-0-3 sul tabellone centrale, sempre 8 centrale del latte, 4 Iesi, l'attacco dei biancazzurri che vanno con Slay a cercare il tiro pesante, questa volta la palla non arriva neanche al ferro. La va a recuperare Borzato che subito nella metà campo, Bonfiglio si prende la conclusione pesante sull'anello però, e poi esce dal terreno di gioco, la sfera resta in attacco Iesi che ha però sprecato comunque una buona occasione per accorciare il conto dall'altra parte del campo su questo pallone in qualche modo gettato da Brescia, recuperato dalla formazione marchigiana. 5:48 da giocare in questo primo quarto, Iesi 4 Brescia 8, adesso c'è Borzato che va a giocare su Maggioli che ancora una volta si prende la conclusione da fuori, l'errore da parte del capitano, palla sul ferro, torna ad attaccare Brescia. E rimbalzo dell'extraterrestre che serve, Fulz in attacco, errore al tiro, Tamar Slay prende lui, rimbalzo offensivo, ancora un attacco per la centrale, palla per J.R. Giddens, fuori da Fulz, tenta lui la tripla che non va, 1 su 4 dall'arco, sempre 8-4 Brescia. Si sbaglia tanto da una parte e dall'altra in questa fase iniziale di partita, c'è Bonfiglio adesso che va nell'angolo, poi va fuori da Migliori, Santiangeli, il ragazzo di Mateli che ha fatto buone cose nelle ultime partite che l'hanno caricato di maggiori responsabilità, buono lo scarico su Maggioli che però sbaglia prima facile facile da sotto, poi riconquista il pallone e va a realizzare, a segno Maggioli, 6-8 Brescia. Giro di boa dunque con il break di 4-0 da parte di Iesi, corto il tiro da parte di Rinaldi ma c'è il rimbalzo offensivo del secondo in fila da parte di Tamar Slay che poi cade per terra, ottimo l'impatto di Tamar Slay, forse il giocatore più lucido della centrale in una serata in cui fino adesso bisogna dire che le percentuali da una parte e dall'altra non sono propriamente delle migliori. Il primo cambio per Iesi con Franco Migliori che va a sedersi in panchina, entra Darko Jukic in campo per gli arancio blu.
della Fileniesi. La rimessa ancora per Brescia, 23 secondi sul tabellone. Slay, il tiro questa volta è perfetto, 10 Brescia, 6 Esi, 4:46 da giocare. Torna sotto di 4 la formazione di Piero Coe quando abbiamo oltrepassato la metà del percorso in questo primo quarto di gara. 10-6 in favore di Brescia. Borsato prova a caricarsi l'attacco della formazione jesina sulle spalle, cerca la collaborazione di Michele Maggioli che poi rinuncia al tiro dalla distanza, va a giocare su Bonfiglio che poi scarica fuori non un gran pallone per Santiangeli che proprio sul finire dei 24 secondi deve riprendersi un tiro impossibile, poi recupera palla Jesi, resta in attacco ma la spreca con l'errore di Jukic. Brescia adesso che va in contropiede, va a realizzare con Tommaso Rinaldi, 12-6, non capita tanto spesso di vedere un contropiede, fissatevelo bene in testa, un contropiede di Brescia, più 6 centrale. Brutto errore di Jesi che si ritrova doppiata nel punteggio in questo momento dalla formazione lombarda, 12-6 Brescia, prova a reagire Jesi con Maggioli da sotto ma sbaglia, ancora un canestro facile. Può ripartire la centrale con J.R. Giddens, buona la prova difensiva della squadra di coach Alberto Martellossi. Vediamo chi esce dai blocchi a prendere il pallone di Fulz, il pick and roll con Slay, palla proprio per Tamar, non c'è il tiro, non c'è neanche la finta, va dentro, scarico, tiro che non va però da nessuna parte, sempre più 6 centrale. Il rimbalzo di Maggioli, Borsato dall'altra parte del campo, prova a sfidare Fulz, Borsato si allontana, attende l'arrivo dei compagni, poi va da solo, si prende la conclusione, a segno Borsato, 2 punti per lui, 8 Jesi, 12 Brescia. Riprende dunque la centrale nuovamente con Robert Fulz che va da J.R. Giddens, vediamo la difesa di Jesi che si chiude in una zona 2-3 per l'attacco dei biancazzurri, lo scarico, palla per Fedelowski decide di andare fino in fondo, è corto il suo tiro, ancora bocca asciutta per il giocatore trevigiano. Jukic porta via il pallone da lì sotto e poi è subito nella metà campo della centrale del latte, si affida alle mani di Simone Bonfiglio che cerca di farsi valere in questa esperienza in Lega Gold assaggiata con la maglia di Jesi. Maggioli a segno da 3 punti, va a sbloccare il suo tabellino da oltre l'arco, 5 punti per lui e Jesi è sotto soltanto di 1 adesso. Nuovamente Brescia in attacco, break di 5-0 a parte dei padroni di casa, non risponde con la tripla Federico Loschi, prende il ferro, il fallo chiamato a Jukic su Rinaldi, pertanto si riprenderà con possesso per i biancazzurri. È il primo fallo per Darko Jukic, fuori per la centrale Fulz e Loschi, Fulz e Rinaldi, non Loschi, dentro capitan Fabio Di Bella e Franco Busciati, fuori Maggioli per i padroni di casa e in campo col numero 13 ci va Giovanni Esposito, rimessa nelle mani di Franco Busciati, il neo entrato, capo c'è anche per Brescia adesso Gino Cuccarolo, triplo cambio e canestro da parte dei biancazzurri, più 3 per la centrale, J.R. Giddens, 14-11. Torna ad allontanarsi Brescia, 2-18 da giocare in questo primo quarto, il palleggio di Santiangeli che va ad aspettare che si muovano i compagni, blocco di Esposito, Santiangeli dentro fino in fondo da 2, l'errore fa un po' di confusione Esposito nel cercare di strappare il rimbalzo, finisce col commettere fallo e possesso che torna nelle mani di Brescia. Centrale che fino adesso non è riuscita ancora a monetizzare la buona difesa, 14-11, bonus esaurito da parte dei padroni di casa, esce subito Esposito e rientra Maggiori, cambio credo uno dei più repentini della storia, Fabrizio per Jesi, si riprende con la rimessa a fondo campo per la centrale del latte, non si va ovviamente in lunetta, qualche giocatore di Brescia molto evidente pensava che il bonus fosse stato già esaurito precedentemente. Vi devo anche una correzione, volante era uscito anche Loschi precedentemente, triplo cambio per la centrale, una cosa abbastanza inedita, cambia completamente le carte in tavola, giustamente con Cuccarolo sotto le plance non può Piero Cohen permettersi di non avere Maggioli, vediamo come sarà questo duello, il fallo chiamato proprio a Maggioli, una scelta forse un po' forzata Fabrizio. Diciamo che è molto bravo Franco Busciati a farsi chiamare falli a favore, la specialità della casa. Possiamo dire forse stavolta l'arbitro ci ha boccato. In lunetta per 2 tiri liberi ci va Franco Busciati, fuori Simone Bonfiglio per la formazione di casa, in campo Matteo Fallucca.
giocatore italo-albanese della centrale numero 7, tornato a Brescia dopo la stagione degli scafati, realizza il primo libero, più 4 centrale, 108 secondi alla fine di questo primo quarto di gioco. Ancora la canotta numero 7, numero che portava già ai tempi della promozione in quella che era la Lega 2, 2 su 2, 16 a 11 centrale, 1 minuto e 48 da giocare. Iesi sotto di 5 si affida anche alla vena di Fallucca, cerca di avere un contributo anche da lui in questa fase critica di gara. Adesso cerca Maggioli ovunque in tutte le zone del fronte d'attacco di Iesi, il giocatore su cui principalmente poggia una finale BPA orfana di due punti di forza come Goldwire e Rocca. Arriva la fischiata degli arbitri, il fallo assegnato a Cuccarolo, primo per lui, quarto di squadra per Brescia che esaurisce in questo momento il bonus, mentre Cohen prepara il ritorno in campo di Bonfiglio. Esce Borzato nel quintetto proposto da coach Piero Cohen, rimessa in gioco da fondo campo Sant'Angeli, 1:33 da giocare prima del primo mini intervallo di questa partita. Iesi sotto di 5, gioca su Bonfiglio fuori dall'arco, si sposta sul fronte destro d'attacco, esce Maggiore a ricevere, è tentato dall'ipotesi del tiro a tre, poi invece va fuori da Sant'Angeli. Scorrono via però i secondi del possesso, Maggioli deve forzare la conclusione ed è un po' il leitmotiv di Iesi in questo momento. Michele Maggioli soffre Gino Cuccarolo mentre Franco Busciati pesta la riga di lato campo, pertanto recupera un pallone importante Iesi, sempre più 5 Brescia, 16-11, 72 secondi alla prima sirena. Una ingenuità che costa a Brescia la perdita del possesso, torna a poter attaccare la formazione Iesini, intanto fuori Sant'Angeli, dentro Borzato che ha rifiatato in maniera fulminea sulla panca di coach Piero Cohen, 11-16, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo quarto, da Borzato a Jukic, poi si fa vedere sulla linea di fondo Fallucca, ma intanto è Bonfiglio a giocare, su di lui sono in due, Maggioli fuori dall'arco, chiamata ancora lontano dal pitturato, prova alla fine ad andare addirittura dentro, si prende una forzata conclusione da due, troppo corta che non arriva al ferro, recupera palla Brescia. Gerard Giddens arriva un po' dovunque in difesa più che in attacco, sembra essersi scambiato il ruolo con Tamara Slay, questa sera ci prova anche dall'arco e c'è la tripla di Gerard Giddens che va a esultare in faccia a Cosimo Martellossi, più 1-8 Brescia, 19-11. Finale di quarto decisamente difficile questo per la finale di PA che non riesce più a trovare il bandolo della matassa in attacco, si sente il peso di un gioco che fa perno tutto su Maggioli, chiamato spesso lontano dal pitturato, ora Borzato va da Fallucca, prova a farsi vedere ancora il solito Maggioli fuori da Borzato con un piede dentro la linea dei 6-75, riesce ad andare a senno, canestro da due per lui, Iesi sotto di 6. 3 secondi per questo attacco, Di Bella, arriva il tiro sulla sirena, non era buono il tiro, si chiude il primo quarto, 19 centrale del latte, 13 fileni BPA Iesi. Si torna a giocare al Palatriccoli mentre i tifosi in casa contestano con una serie di striscioni, la squadra c'è, i risultati pure, la colpa di chi è? Attacca Brescia con J.R. Giddens, autore di 5 punti e ben 9 rimbalzi, tutti difensivi nel corso del primo quarto di gioco, sempre più 6 centrale che perde palla con Di Bella ma la recupera con lo stesso giocatore, si va da Oklahoma City Man, la schiacciata da parte di J.R. Giddens che compie anche fallo se non ho visto male. Più 8 centrale, 21-13, 9-37 da giocare. Messaggio neppure troppo sibillino, quello esposto dalla curva di casa in apertura di questo secondo quarto, contesta ovviamente il rendimento di una stagione non tanto per queste ultime gare notevolmente influenzate dagli infortuni quanto per quello che in precedenza evidentemente questa finale BPA non è riuscita a dare. Intanto spreca malamente anche questo possesso l'Aurora e di nuovo torna a poter attaccare il canestro Iesino Brescia che è sopra di 8 dopo poco più di 30 secondi di questo secondo parziale. Niente fallo da parte di Gerard Giddens, era lui che voleva il fallo a favore, diciamo che c'è stato un fischio forse di troppo che è volato all'interno del Palasport Iesino, si ritorna a giocare centrale in campo con quintetto ribassato, Gerard Giddens
da tra virgolette ala forte, uno contro uno contro Franco Migliori, il tiro di Gerghines, quarto punto in fila per lui in questo secondo quarto, sesto consecutivo. Brescia che vola sul più 10, massimo vantaggio 23-13. Non è riuscito a tenere Giddens Migliori, adesso Iesi deve provare a ricucire, piombata al di sopra della doppia cifra di svantaggio, Borzato prova a metterci una pezza andando dentro e realizzando da sotto, 15-23 il canestro di Borzato, 6 punti per lui, in questo momento il miglior marcatore della fine di piano. Brescia da sempre soffre Borzato, l'attacco adesso per i biancazzurri che vanno dentro con palla che arriva a Cuccarolo da parte di Loschi, errore al tiro, la prende ancora Loschi, Loschi si incaponisce, vuole il canestro ed ecco il canestro, il primo di Fede Loschi, 25 Brescia, 15 Iesi, 8-22 da giocare. Palla importante quella conquistata lì sotto da Brescia che torna ad allungare il passo nei confronti di una Fiani PPA smarrita in questa fase. Borzato prova ancora ad appigliarsi a lui, l'Aurora ancora Borzato dopo lo scambio con Maggioli, giocano praticamente da soli i due in questo frangente, alla fine Maggioli cerca spazio sotto canestro, arriva la segnalazione del fallo di Cuccarolo, secondo per lui, primo di squadra per Brescia in questo secondo parziale, fischiata forse generosa quella nei confronti del capitano dell'Aurora che comunque va in lunetta con due liberi a disposizione che provano a dare ossigeno alla formazione iesina. Fuori Bonfiglio, dentro Santiangeli per quanto riguarda il quintetto arancio-blu, 15-25 in favore di Brescia. Maggioli commette un primo errore dalla lunetta dopo 1 minuto e 53 di gioco nel corso di questo secondo parziale. Ancora una chance per Michele Maggioli, il capitano, questa volta mette il secondo, accorcia un po' Iesi che resta sotto di 9. Ancora Brescia che attacca con Capitan Di Bella, si va a cercare Federico Loschi, pronto Fulz a rientrare in campo, Di Bella contro Falluca, ancora Fabio Di Bella, aspetta il pick and roll portatogli da Cuccarolli, tiro il capitano Di Bella, solo rete per lui, 27 Brescia, 16 Fileni Iesi. Difesa di Iesi bucata dall'attacco bresciano, sotto di 11 adesso, aumenta ulteriormente il gap fra le due squadre, Iesi che non riesce a scuotersi, ancora Maggioli per Borzato, su di lui in due, Borzato si prende un tiro da due che viene rifiutato dal ferro in questa fase, poi si lotta lì sotto per il possesso, ma l'ultimo tocco all'uscita dal campo è secondo la terna di Marca Iesina ed allora possesso che torna nelle mani di Brescia mentre continua il digiuno di Iesi in attacco dal campo in questo secondo periodo. Fuori Franco Busciati, dentro Robert Fulz, centrale dunque che mantiene diciamo un quintetto ancora tra virgolette basso considerando che J.R. Giddens è l'ala piccola di questa centrale, ma direi che l'assetto sta pagando soldi importanti, dividendi di un certo spessore, più 11 centrale, ancora J.R. Giddens che fa l'americano ed ecco un altro canestro per lui, i punti di questo terzo quarto sono 6 per lui, doppia cifra, 11 punti totale, 29-16 più 13 centrale. Sotto i 13 Iesi con Borzato chiamato a portare palla nel metà campo bresciano, poi Falluca va da Maggioli, cerca il taglio migliori, Maggioli si avvicina nel pitturato, si prende la conclusione da due, l'errore, pallone che piomba fra le mani di Di Bella, può ripartire Brescia. Di Bella schiaccia per Giddens, i due non si capiscono e c'è il time out chiesto dalla squadra di casa. Iesi 29 Brescia, 6:40 da giocare in questo secondo parziale. Iesi nella metà campo lombarda con Santiangeli che va a cercare Maggioli nella sfida con Cuccarolo, prova a buttarsi dentro Maggioli, poi va da Falluca che si prende la conclusione, sbilenca, palla sul ferro più vicino, poi Migliori lì sotto riesce a recuperarla rimediando quantomeno il fallo da parte della difesa bresciana. È il primo di Loschi, secondo di squadra per Brescia in questo secondo parziale. Iesi non si è ancora vista fischiare contro falli in questo momento, intanto lo stesso Loschi esce dal campo, dentro torna Slay per quanto riguarda la formazione ospite, 8 punti per Slay, 11 di Giddens che stanno fatturando la maggior parte del vantaggio di Brescia in questo momento. Iesi intanto ha rimesso in gioco, cioè Santiangeli che chiama il movimento i compagni, poi si prende invece la conclusione da 3 sul ferro, però il rimbalzo è di Marca Bresciana.
Ancora la centrale dunque che può rimbastire un nuovo tema tattico offensivo, 6-10 da giocare al Palatricoli di Bella che schiaccia per JR, seconda schiacciata di JR Guinness, vola più 15 Brescia. Si appisola in questo caso la difesa di Iesi, c'è la giocata di Brescia che riesce a perfezione ed allora aumenta ulteriormente la forbice, sotto di 15 adesso la formazione di Piero Cohen, prova a far da solo Santiangeli che poi cerca fuori migliori, libero fronte a canestro, prova a far male ma non va, palla sul ferro, può ripartire la centrale del latte, momento decisamente no per Iesi. Assolutamente così Fabrizio, Brescia che attacca nuovamente, se fate caso gli attacchi di Brescia non sono stati soprattutto nel primo quarto qualcosa di tra virgolette, come definirlo, sentito, qualcosa di forte, qualcosa di decisivo, ma sicuramente con la grande fiducia che viene da una difesa dura, difficile da penetrare, vai a giocare in attacco con quella fiducia che magari era mancata nelle partite precedenti, sono sicuramente migliorate le percentuali soprattutto nel secondo quarto grazie a un JR Giddens mostruoso fino adesso, 13 punti per lui, 9 rimbalzi, palla per Tamarsley, ancora Tamarsley, serve palla a Fulz senza paura dentro per Cuccarolo a cui viene portato via il pallone da Jukic. Spreca Brescia in questo caso, mani veloci di Jukic che è dall'altra parte del campo e va a segno, sblocca il tabellino di Iesi, 18-31 per i primi due punti di Jukic in partita. Cost to cost del giocatore della Fileni, Brescia pronta a cambiare mandando su in campo Rinaldi e Busciati che si sedono sul cubo dei cambi. Giddens contro migliore, il pick and roll tra virgolette di Cuccarolo, palla buttata via per un attimo a Brescia, buttata via definitivamente, secondo contropiede e secondo canestro consecutivo Iesi. Chiude bene Iesi sull'arco, trova questo bel gioco di rimessa con Maggioli, facile per l'appoggio di Jukic, 20-31, questa volta Brescia a chiamare il time out poco dopo la metà di questo secondo parziale. Parte la centrale del latte con l'attacco portato da Giddens e Fulz. Giddens fa difficoltà a passare la metà del campo, la passa adesso Brescia con Fulz, volevano liberazione degli 8 secondi, non sono di questo avviso gli arbitri. Attacca ancora Fulz per la centrale, palla dentro a Tommy Rinaldi, rientra in campo dunque Busciati e Tommy Rinaldi, il canestro di Tommaso Rinaldi che va a chiudere questo momento negativo della centrale in attacco che aveva buttato via due attacchi consecutivi, 33 Brescia, 20 Iesi, 4-23 a giocare al Palatricoli. Canestro importante questo per Brescia perché era il momento in cui Iesi stava un po' alzando la linea e l'intensità della sua pressione, qualche problema in difesa l'aveva creato la formazione di Martellossi, adesso prova a ripartire l'Aurora, c'è Santiangeli che si butta dentro, va poi ad infrangersi contro il muro di Rinaldi che commette fallo secondo la terna e dunque resta Iesi in attacco col secondo fallo di Rinaldi, 3 di squadra per Brescia, Santiangelo avrà due liberi a disposizione per provare ad accorciare un po' il gap fra le due formazioni. Santiangelo, primo tentativo dalla linea dei liberi, va a realizzare, sblocca il suo tabellino personale, primo punto per lui, seconda opportunità adesso per il ragazzo di Matelica, 21-33 Brescia, 4-10 da giocare in questo secondo parziale, fa 2-2 Santiangelo, 22-33. Allunga la difesa Iesi sull'attacco portato da Brescia, un po' come aveva fatto Brescia nei primi frangenti di questo secondo quarto di gioco, 4 minuti esatti per l'azione, per questo secondo quarto con l'azione della centrale Robert Fulz, 1-1, va dentro Robert Fulz, va fino in fondo lo scarico per l'appoggio comodo di Tommaso Rinaldi, quarto punto di fila per lui, 35-22 centrale. Ritrova il filo del gioco Brescia in quest'ultima azione d'attacco, va a punire di nuovo la difesa di Iesi, 3-40 da giocare, c'è Santiangeli su cui esce a far fallo Busciati, arriva la segnalazione della terna, il primo di Busciati, Brescia esaurisce il bonus in questo frangente, andrà a rimettere in gioco in attacco la formazione iesina, a breve il pallone consegnato nelle mani di Stefano Borzato, Iesi sotto di 13 con Migliori che lascia Borzato l'incombenza di sfidare 3 della difesa di Brescia, poi dall'altra parte c'è Jukic che va dentro, prova un tiro sbilenco nel pitturato che non premia Jukic che rimedia soltanto in fallo ma non trova il canestro in questa occasione, c'è il secondo di Giddens e Jukic tenuto a lungo fuori da un infortunio in questa stagione dopo un buon impatto sulla categoria
va in lunetta con due liberi a disposizione, prova ancora dalla linea della carità Iesi ad accorciare un po' il gap nei confronti dell'avversario di giornata, Jukic sbaglia però la prima conclusione. 3:32 da giocare prima dell'intervallo lungo, ancora Darko Jukic, prova, sbaglia anche il secondo, 0-2 pesante. Iesi non può concedere anche questo in una serata già ad handicap per la formazione di Cohen. Attacca nuovamente la centrale, pronta a lanciare in campo Federico Loschi, più 13 Brescia, 35-22, palla fuori per Jer Gideon, scontro migliore, si va da Slay, dei serve fuori Fultz, Fultz penetra, scarica verso Rinaldi, palla sporcata, recupera Iesi. Va a correre Santiangeli fino in fondo, poi cerca una conclusione da due, reclama il fallo il pubblico di Iesi, ma Brescia è dall'altra parte e va a realizzare. Fultz a segno da sotto, 22-37, non è arrivato il fallo che reclamava il pubblico di casa. Torna ad attaccare la formazione iesina che è tornata sotto di 15 dopo quella rapida fiammata che in un paio di occasioni aveva permesso di mettere la museruola all'attacco di Martelossi. Adesso da Borzato a Santiangeli, fuori dall'arco, affronta Slay, Santiangeli si arresta e va a concludere da tre, palla sul ferro, il rimbalzo lì sotto è di Giddens. Può ripartire nuovamente Brescia, Giddens è arrivato a quota 11 rimbalzi, doppia doppia anche questa sera per l'extraterrestre, è venuto da Oklahoma City. Rinaldi tenta il piazzato, non va, riparte nuovamente Iesi, sempre più 15 Brescia, 37-22. Mette giù il pallone migliore, poi decide di giocare con calma, cerca di appoggiarsi su Maggioli che sfida Rinaldi, Maggioli col braccio sul volto di Rinaldi, ravvisano il fallo in attacco gli arbitri, ci poteva stare, recupera palla Brescia che potrà tornare dall'altra parte del campo a sfidare la difesa di Iesi, è il secondo fallo di Michele Maggioli, secondo di squadra per Iesi in questo parziale. Pubblico di casa non ha preso molto bene la scelta arbitrale, non l'ha presa molto bene neanche Maggioli che cerca di comunicare con l'arbitro dicendo di fare un attimo più di attenzione. Brescia che manda in panchina J.R. Giddens a prendere un po' di ossigeno, grande partita dicevamo del giocatore confermato in quel di Brescia, seconda stagione per lui con la maglia della centrale, Robert Fultz, si va da Franco Busciati, ancora difesa che si chiude per la Fileniesi, il pick and roll Busciati-Slay, riceve il pallone proprio Tamar, il tiro di Tamar è morbidissimo, 39 Brescia, 22 Iesi, 1:52 a giocare. Aggiorna il massimo vantaggio la formazione di Martelossi, Iesi va da Maggioli che si trova in mezzo a due, trova lo spazio per andare a concludere ma c'è l'infrazione di passi segnalata contro il capitano che ha di nuovo modo di rivolgersi alla terna, ma questo è, recupera palla Brescia, 1:43 da giocare prima dell'intervallo lungo, Iesi sotto di 17. 103 secondi alla fine di questo secondo quarto di gioco, più 17 centrale, fa fatica Iesi e giustamente non può essere diversamente viste le assenze, perché regalare un Mason Rock e un Limar Goldwire non è veramente cosa di tutti i giorni, soprattutto considerando che sono due giocatori del quintetto titolare. Attenzione perché c'è l'infrazione di linea di fondo campo da parte di Brescia, altra palla recuperata da Iesi, 89 secondi alla fine di questo secondo quarto, più 17 Brescia, 39-22. Iesi soffre tremendamente la serata, era naturalmente preventivabile alla luce delle assenze pesanti del quintetto di coach Piero Cohen, prova a limitare i danni ma in questo momento è eloquente il dato raccontato dal tabellone, appena 22 punti segnati da Iesi con Santiangeli che adesso prova a rimpolpare il bottino, si infrange contro la difesa di Brescia, cerca il numero Maggioli, sbaglia qualcosa di molto semplice per lui, resta però in attacco Iesi con il palleggio di Santiangeli, si fa vedere migliori, ancora Santiangeli va da solo, giocano un po' tutti da solo in questo momento nelle file di una Iesi che non riesce a trovare un filo del gioco organizzato, si sente davvero l'assenza dell'ex di giornata che sarebbe stato Limar Goldwire. Il fallo di Slay sullo stesso Marco Santiangeli che va in lunetta con due liberi a disposizione, 1:03 da giocare in questo secondo parziale, Santiangeli trova il canestro sulla prima conclusione a disposizione, fa 2-2, 4 punti per lui, 24-39, Iesi continua a rincorrere da lontano.
Ultimo giro di lancette di questo secondo quarto di gioco con Brescia che attacca avanti di 15, 39-24. L'attacco di Robert Fulz non sfrutta il primo pick and roll, non sfrutta neanche il secondo. Palla fuori che arriva adesso dentro il pitturato per Tamarsley. Tamarsley in uno contro uno, non serve palla, Busciati a corrente. 4 secondi di questo tiro, lo prende Franco Busciati, non va. All'imbalzo arriva Cuccarolo. C'è la chiamata arbitrale. Viene chiamato fallo Cuccarolo. Vorrei capire che fallo era. Credo che fosse un fallo di compensazione, così a naso. Ci può anche stare. Forse un calo di tensione in questo momento, come a volte è capitato ai giocatori di Brescia in questa fase di partita in cui sembra tutto facile per la formazione lombarda. Probabilmente in questo momento è capitato anche alla terna. Fuori Busciati e Cuccarolo per Maspero e Di Bella nel quintetto di Brescia. Dall'altra parte del campo vai Lunetta con due libere di posizione, capitan Michele Maggioli. Brescia che ha esaurito il bonus, Iesi si è fermata a due falli in questo secondo parziale. Maggioli va a trovare un primo canestro, accorcia un po', 39 secondi da giocare, 25 Iesi, 39 Brescia, con Maggioli che sbaglia il secondo, poi si fionda al rimbalzo, ma il secondo 1 su 2 dalla lunetta che di Michele Maggioli. Ingenuità difensiva da parte di Iesi, due punti facili facili per Brescia, assist del neo entrato Jack Maspero che sicuramente avrà più spazio di quel misero secondo che ha avuto domenica scorsa contro Veroli. Fallo veramente ingenuo da parte di Simone Bonfiglio, ce n'è tra virgolette per tre come dicono quelli bravi. Vediamo se Di Bella realizza anche il libero aggiuntivo. Così è, 42 centrale, 25 Fileni, BPA più 17 a 33 secondi alla fine. Gioco da tre punti, piove sul bagnato, intanto fuori Jukic per Borsato nel quintetto giocato sul parquet da coach Piero Cohen. Cogliesi che prova a scuotersi, ma oltre i limiti di serata sta anche concedendo qualcosa di troppo alla formazione bresciana. Probabilmente non cambierebbe molto la sostanza, ma quantomeno la forma in questo momento di quello che è l'andamento della serata. Santiangeli prova a buttarsi dentro, trova il canestro e fallo. Il canestro del ragazzo di Matelica che ha fatto cose importanti in questo scorcio di stagione in cui si è caricato di maggiori responsabilità. Intanto Iesi chiama time out, tutti a rifiatare e riflettere sulle rispettive panchine. Santiangeli pronto ad andare in lunetta, la ripresa sul parquet dopo il canestro con fallo subito in precedenza da giocatore in campo con la canotta numero 33 della formazione iesina. Va a realizzare Santiangeli, gioco da tre punti per lui, 28-42. Un'ingenuità dei giovani da una parte all'altra, prima Bonfiglio, poi Maspero, giochi a tre punti per entrambe le formazioni, più 14 Brescia, ultimo attacco per la centrale, 7 secondi per questo tiro, ma c'è il fallo chiamato alla difesa iesina che giustamente può spendere fallo perché il bonus viene esaurito adesso. 7 secondi per quest'ultimo tiro di Brescia di secondo quarto di gioco e c'è di nuovo time out, questa volta richiesto da Brescia. Si torna in campo alla Palatricoli, 7 secondi alla fine di questo secondo quarto di gioco con Brescia avanti 42-28, rimessa che arriva Di Bella, 6 secondi, palla ancora per Di Bella che la perde, la recupera Slay, 2 secondi, 1 secondo, la tripla della disperazione, la correzione volante. Non buono il canestro, direi, non buono il canestro nella maniera più assoluta. La correzione è arrivata con il tabellone che era già acceso, bisogna essere sinceri. Si chiude dunque il secondo quarto di gioco sul 42-28 in favore della centrale del latte.
Si riprende squadra al rientro qui a Palazzetto dello Sport Ezio Tricoli di Jesi. Fileni BP a Brescia, si parte dal 28 a 42 in favore della centrale del latte, maturato nei primi 20 minuti di partita. Il primo attacco della seconda metà di gara lo porta alla formazione jesina con Maggioli, che va da Borzato, smarcato alla conclusione dei tre punti, va a segno l'ex capitano di Forlì, tripla per Borzato, 31 Jesi, 42 Brescia. Quando Borsato incrocia Brescia, il canestro si allarga come per magia. Era stato così con la maglia di Forlì e così con la maglia di Jesi. Brescia avanti di 11, attacca. Il primo attacco di questo terzo quarto di gioco viene finalizzato da Tommaso Rinaldi. 44-31, 9-17 a giocare. Torna dall'altra parte del campo la Fileni BPA, Jukic dentro contro Slay, va a concludere Jukic, l'errore però ancora lui, recupera il pallone ma ancora un secondo sbaglio dal pitturato, poi di nuovo Jukic riesce a venire fuori da questa azione con il possesso nelle mani di Jesi, che se non altro ci mette la generosità in questo avvio di terzo parziale e prova di nuovo a mettersi in mostra con Borzato. Santiangeli passa dietro la difesa di Brescia e riceve, ma c'è l'infrazione ravvisata alla terna, perde il possesso la formazione jesina per il fallo di Maggioli, terzo per lui, tutti arrivati a cavallo fra la fine del secondo quarto e l'inizio, il primissimo inizio di questo terzo, ed allora possesso che torna nelle mani della centrale del latte. Centrale del latte è seguita da una decina di supporters in quella di Jesi, culmino organizzato grazie anche alla società Tutto Pose di Sergio Damioti, canestra in attacco per Tamar Slay e Brescia che riallunga nuovamente a 15 la forbice, 46-31, 8-35 a giocare. Borzato va da migliori, si fa vedere Santiangeli, poi Maggioli si avvicina a canestro, va a concludere, rimedia il fallo, non il canestro, il capitano della Fileni BPA, non felicissimo questo suo momento della partita. Maggioli che va in lunetta, secondo fallo per Slay, primo di squadra per Brescia, un fallo fischiato contro Jesi a Maggioli nell'azione precedente, un minuto e mezzo di questo terzo quarto se n'è andato, due liberi a disposizione per Michele Maggioli, realizza il primo, sono 8 i punti messi dal capitano di Jesi fino a questo momento, ancora Maggioli dalla lunetta, 2 su 2 per lui, 33-46, Jesi ha 13 lunghezze da recuperare per provare a tornare in gioco in questa difficilissima serata del Palatricoli. Difende a tutto campo Jesi sulla rimessa di Brescia, vuole mangiare i secondi preziosi all'attacco della centrale, quantomeno impensierire l'azione di biancazzurri. Giddens, la finta di tiro schiacciata, la palla per Tamar Slay, infrazione di passi di Tamar Slay e può riprendere Jesi. Jesi è riuscito in questa occasione a mettere in imbarazzo l'attacco bresciano, a recuperare un possesso che dà coraggio al quintetto di coach Piero Cohen, si incarica di portare il pallone nella metà campo avversaria Stefano Borzato, 9 punti per lui fino a questo momento. Borzato va a cercare l'angolo sinistro del campo, poi da Maggioli a Migliori, Migliori si butta dentro a contatto con Slay, arriva il fischio degli arbitri che ravvisano il fallo da parte della centrale del latte, si tratta del terzo di Slay, secondo di Brescia, 3 falli per Tamar Slay per quanto riguarda il quintetto lombardo, con Jesi che resta in attacco e Migliori che si appresta a rimessa in gioco su sponda Jesi, a quota 3 falli c'è in questo momento Michele Maggioli che riceve adesso palla, va a scaricare su Migliori che perde l'attimo fuggente per la conclusione da 3 e allora va a cercare di nuovo Maggioli, 4 secondi per concludere, Maggioli li sputa facendo valere tutta la sua mole, finisce a terra e protesta Rinaldi, ma c'è il canestro di Michele Maggioli, 35 Jesi, 46 Brescia. Momenti difficili per la centrale, Rinaldi che si lamentava per un contatto involontario da parte di Michele Maggioli, si riparte con la rimessa per i biancazzurri, palla ricevuta da Fulz, si va da Di Bella in velocità, attacca Brescia, Slay perde il contatto, perde il controllo del pallone, altra palla recuperata da Jesi, momento difficile per Brescia. Seconda ingenuità di Slay che sta soffrendo questo momento della partita, con Jesi che con grande orgoglio è rientrata in campo dopo l'intervallo lungo ed una prima metà di gara da dimenticare, 35-46, 7 minuti e mezzo da giocare in questo terzo parziale. Jukic affronta Giddens, poi va da Borzato che manda fuori giri
la difesa di Brescia va a concludere da due. Ancora Iesi a segno, 37-46, torna al di sotto della doppia cifra di svantaggio la formazione di Coin. Brescia adesso deve ritrovarsi in attacco, 9 punti di vantaggio per i biancazzurri. Tutta un'altra musica in questo terzo quarto di gioco, ci prova Robert Fulz dall'arco ed è tripla. 49 Brescia, 37 Iesi. Tripla capitale questa di Fulz per la formazione bresciana nel momento probabilmente più critico vissuto sin qui dalla centrale del latte, che ora arriva ad un recupero facile facile con Maggioli costretto al fallo sulla palla sprecata dalla formazione iesina. Quarto fallo per Michele Maggioli, questa non una buona notizia per Iesi, sicuramente lo è per la centrale che ha a quota 3 falli Tamar Slay e Gino Cuccarolo seduto in panchina. L'attacco portato da capitan Fabio Di Bella, sfrutta il blocco di Rinaldi. Rinaldi che adesso va a bloccare dentro il pitturato, riceve lui il pallone da Fulz, movimento piede perno, non c'è il canestro. Voleva il fallo Rinaldi, siamo già dall'altra parte del campo. Santiangeli strappa il pallone di sotto, si fa tutto il campo e va a concludere. A segno Marco Santiangeli, 39-49, Iesi sotto di 10, sono 9 i punti di Santiangeli adesso. 39-49 per l'attacco della centrale con Fabio Di Bella, si va da Robert Fulz, autore della tripla che ha fatto sorridere i tifosi della centrale. J.R. Giddens, finta di tiro, movimento che si arresta, palla dentro per Slay, il tiro di Slay è morbidissimo, 51 Brescia, 39 Iesi. Si scuote la prestazione di Slay e torna al meno 12 la formazione di casa dopo 4 minuti di gioco del terzo parziale. Santiangeli prova a mandare fuori giri Fulz, poi cerca Migliori che sfida ancora Fulz, va dentro, va ad appoggiarsi su Maggioli, canestro facile per lui, 41-51, Maggioli tocca quota 13 adesso. Fin troppo facile il canestro di Maggioli in questo caso. Attacco adesso è della centrale, avanti di 10 lunghezze. Ancora capitan Di Bella a spronare i suoi in questa fase offensiva, si va da Tamar Slay, si cambia il gioco su Tommaso Rinaldi, tiro morbidissimo ed ancora più 12 Brescia, 53 centrale, 41 Fileni. Torna ad aprirsi la difesa di Iesi dopo un impatto nel terzo parziale che aveva visto la formazione di casa riconquistare palloni importanti. Adesso c'è Borsato che si appoggia su Maggioli, da tre il capitano, palla sul ferro, lì sotto Giddens contro Migliori per andare a far suo il rimbalzo, arriva il fallo ai danni di Franco Migliori, assegnata lo stesso Giddens, terzo di squadra per Brescia, si tratta anzi di Slay, quarto fallo di Slay in questo momento. Da una parte e dall'altra pesanti, pesante il carico di falli tanto per Maggioli quanto per Slay, che esce dal campo lasciando spazio a Loschi, fuori Maggioli per quanto riguarda la formazione iesina in questo momento. Borsato riceve, si avvicina all'arco, si fa vedere Migliori che riceve palla, Migliori sulla linea di fondo cerca la conclusione, trova il fallo da parte di Rinaldi. È il terzo per lui, quarto di squadra per Brescia che poco dopo la metà di questo terzo quarto esaurisce il bonus. Ed è un fallo che manda in lunetta Migliori. 4:57 da giocare, Iesi 41, Brescia 53. Una fiammata di Iesi in avvio di questo terzo parziale, aveva visto per la prima volta gli arancioblu tornare al di sotto della doppia cifra di svantaggio. Ora prova Migliori dalla lunetta, realizza il primo. Ancora un'opportunità per il giocatore argentino tornato in corsa nelle file di Iesi, sbaglia però questo secondo libero ed il rimbalzo di Giddens riconsegna il pallone nelle mani di Brescia. Più 11 per la centrale che forse sta soffrendo più del dovuto alla Fileni. Attacca ancora la squadra biancazzurra, grande orgoglio degli arancio-blu. Giddens uno contro uno, prova dall'arco, non trova la tripla ma il rimbalzo, arriva Federico Loschi e c'è il fallo di Marco Santiangeli su Federico Loschi. Terzo fallo di squadra chiamato alla formazione di casa. Bonus esaurito da parte di Brescia, primo fallo di Santiangeli. Situazione falli per i lunghi di Brescia decisamente difficili. 4 falli per Tamar Slay seduto in panchina, 3 a testa per Cuccarolo e Rinaldi. 14:36 ancora da giocare, partita lunghissima, può succedere veramente di tutto. Palla per Fabio Di Bella in questo attacco,
ci prova Di Bella dall'arco, solo rete per lui, 56 a 42. Torna sotto di 13 l'Aurora, torna tutta in salita la strada della formazione jesina, che con l'orgoglio se non altro prova a tenersi aggrappata alla partita al di là degli handicap e dell'assenza di giornata, a cui si aggiunge in questo momento anche Michele Maggioli in panca con 4 falli. Santiangeli prova a fare le veci dei big andando a segno da 3 punti, tripla per lui, 12 punti, secondo miglior marcatore di Jesi, che è sotto di 10 adesso. Era da 2 il canestro di Fabio Di Bella, 55 a 45, dunque 10 le lunghezze di vantaggio. Roschi non si accorge del passaggio da parte di Capitan Di Bella, tutto da rifare. Ingenuità di Brescia, pallone importante recuperato dalla formazione jesina da Falluca Borsato, da 2, troppo corta però la sua conclusione, torna a fare gioco la squadra di Martelossi, graziata da Jesi in questo frangente. Nuovamente la squadra biancazzurra in attacco. Palla dentro ancora per Loschi, ma attenzione, c'è l'infrazione di passi, chiamata Capitan Di Bella, altra palla buttata via e c'è il time out richiesto dalla centrale del latte. Jesi pronta alla ripresa del gioco, sotto di 10 in questo momento la formazione di Piero Coin, 3:25 da giocare in questo terzo parziale, c'è Santiangeli dentro, si arresta, va a cercare fuori la collaborazione di Migliori, in penetrazione dentro Migliori, l'errore però al tiro da sotto, il rimbalzo conquistato da Rinaldi che torna a consegnare il pallone alla centrale del latte. Centrale del latte che adesso deve pensare a capitalizzare questi recuperi difensivi cercando di non buttare via palloni, torna in campo Franco Busciati per la formazione biancazzurra, J.R. Giddens buca lui la retina, 57 a 45 più 12 centrale. Ricacciata indietro l'Aurora che non riesce a sfondare quel muro del meno 10 su cui si è assestata in questa parte centrale del terzo parziale di gioco. Ora Borsato si incarica ancora di portare l'attacco con questo tentativo da 3, palla sul ferro, rimbalzo di Giddens, Brescia torna a far su il pallone sul più 12, spreca però il possesso con questo pallone fiondato direttamente oltre la linea di fondo campo, recupero facile facile questo di Jesi che deve riuscire a sfruttare questi momenti in cui sembra un po' appannarsi la lucidità della centrale del latte che comunque continua ad essere padrona del match per quanto riguarda il punteggio. 2:25 da giocare, Santiangeli da 3 a segno, va a realizzare Marco Santiangeli e ad accorciare 48 a 57, Jesi sul meno 9. Prova a rispondere Robert Fulz, non va il suo tiro dall'arco dei desideri, sempre più 9 Brescia, attacco Jesi. Jukic mette giù il pallone, lo consegna nelle mani di Stefano Borsato, 2 minuti e 5 da giocare, Migliori in avvicinamento a canestro contro Busciati, Migliori palla contro il tabellone, la tira giù Rinaldi e torna a far attaccare i suoi. Riemerge Jesi, ma Brescia a questo punto deve darsi una mossa, 57 a 48, ci prova ancora Fulz e questa volta c'è la tripla di Fulz, 60 Brescia, 48 Jesi. Al secondo tentativo non ha perdonato la centrale del latte, tornando a ricacciare indietro i tentativi di avvicinarsi generosi da parte degli arancioblu di casa. Adesso Migliori porta il blocco a favore di Borsato che scambia poi con lo stesso Migliori, poi Santiangeli prova ad andare dentro contro Rinaldi, alla fine arriva la fischiata della terna che ravvisa il fallo di Rinaldi ai danni di Santiangeli ed è il quarto per lui, ancora un fallo che si abbatte sul reparto bresciano. 2 liberi per Santiangeli, 1:25 da giocare, esce lo stesso Rinaldi, dentro Maspero per quanto riguarda il quintetto di Martelossi. Santiangeli va dalla linea dei liberi, in questo momento il miglior marcatore dei suoi del match, 15 punti che diventano 16 perché va a realizzare il primo libero Marco Santiangeli. Ancora una chance per il ragazzo di Matelica che va a realizzare il secondo, 50 a 60, Santiangeli chiama 17 adesso. Palla che finisce fuori al campo per il tocco di piede di Matteo Fallucca, si riprende con la rimessa per Brescia, 21 secondi per questo nuovo attacco, Brescia che cambia nuovamente assetto, abbassato il quintetto con Maspero in campo, la situazione falli è veramente difficile, 4 falli a testa per i titolari Slay e Rinaldi, Busciati sotto mano, più 12 centrale, 62-50.
Pescato libero nel mezzo del pitturato Busciati, va di nuovo ad allungare il conto per i suoi, reagisce Iesi affidandosi a Santiangeli, ancora lui dentro, fende una difesa bresciana molle in questo caso e torna a firmare il meno 10, 19 punti di Marco Santiangeli all'ingresso nell'ultimo minuto di questo terzo parziale. È una sfida tra Fulz e Santiangeli, questa volta c'è l'errore al tiro di Fulz, si rimane su piedi di Brescia, attacco Iesi. Mette giù il pallone Fallucca, lo consegna a Borsato, Stefano Borsato dentro ancora da Fallucca in angolo, tripla a segno Matteo Fallucca, si infuoca il Palatricoli perché Iesi torna sotto di 7, 55 a 62. Dopo la tripla di Fallucca Brescia nuovamente in attacco, si è svegliato anche il Palatricoli, Gioia Guidens per le palle, c'è il fallo di Santiangeli su Guidens. Le proteste da parte del pubblico di casa, alza il braccio Marco Santiangeli. Brescia in netta difficoltà, bonus esaurito adesso dalla formazione di casa. Si riprende con la rimessa in attacco per Brescia. 14 secondi per questa azione, 18 sul tabellone centrale del Palasport Iesino. Non arriva il cambio di Bonfiglio che torna a sedersi in panchina. Busciati perde palla, la recupera, 10 secondi alla fine del terzo quarto, 4 per questo tiro. Fulz, 2 secondi, 1 secondo, perde palla, la recupera la formazione arancio-blu e c'è il fallo di Maspero. Il fallo di Maspero su Santiangeli, secondo per lui, 2 minuti e 3 da giocare, 2 secondi e 3 da giocare in questo terzo parziale. Santiangeli in lunetta, 2 liberi. Filani BPA che d'orgoglio è riuscita ad infiammare il suo pubblico in questo terzo quarto, adesso è sotto di 7 con Santiangeli Lunetta, 2 chance per lui, mette il primo, tocca quota 20 Marco Santiangeli, ancora una chance adesso per il numero 33 di casa, fa 2 su 2, Iesi sotto di 5 lunghezze. Arriva il tiro della disperazione, non c'è il canestro di Brescia, si chiude sul 62 Brescia, 57 Iesi, il terzo quarto di gioco. Si torna a giocare dunque al Palatricoli di Iesi, dove Brescia è riuscita nell'impresa di prendere 29 punti in un quarto solo. 14 portavano l'autografo in calce di Marco Santiangeli, 57 Iesi, 62 Brescia con l'attacco portato dai biancazzurri. Si è svegliato completamente anche il Palasport di casa, in campo c'è per Brescia Gino Cuccarolo al posto di Jack Maspero. Busciati, il tiro è corto ma l'ultimo tocco prima che il pallone caramboli fuori dal campo è di un giocatore di Iesi, si riprende con l'attacco per i biancazzurri, 24 secondi nuovi di Zecca per la squadra di Alberto Martellossi che sta soffrendo in panchina come non mai, anche per la brutta caduta rimediata nella mattinata in albergo. In campo c'è Fabio Di Bella assieme a Franco Busciati, Gerard Guidens da Marsley aggravato di 4 falli e Gino Cuccarolo. 13 secondi per questo attacco di Brescia con Gerard Guidens, uno contro uno contro Jukic, il tiro di JR e c'è il primo canestro di questo quarto e ultimo quarto, 64 Brescia, 57 Iesi. Buca la retina, la formazione bresciana ritrovando il canestro, adesso Iesi prova a riprendere la scia di quello che è stato il suo entusiasmante finale di terzo parziale. Fallucca con la coda dell'occhio vede Santiangeli, va invece a giocare su Borsato, 7 secondi per concludere, 6-5, Borsato alla fine riesce a rimediare il fallo da parte di Di Bella, primo fallo di questo quarto parziale. Ha segnato la formazione bresciana il primo fallo per Di Bella e dopo il primo minuto di questo ultimo quarto Iesi resta in attacco con la rimessa affidata alle mani di Stefano Borsato che poi va a cercare subito Marco Santiangeli, 21 punti per lui, un ruolo cruciale nella risalita di Iesi ma adesso un erroraccio, non si intende con Migliori che se ne va nel momento in cui Santiangeli gli stava indirizzando il pallone ed allora possesso gettato letteralmente via da Iesi, torna ad attaccare Brescia. Attacca nuovamente la centrale con Capitan Di Bella, palla per Franco Busciati, va dentro Franco Busciati, palla scaricata su Tamarsley, sono troppi giocatori vicini,
Lo scarico adesso arriva a Slay da parte di Bella, il tiro di Slay è corto e lo recupera nuovamente Iesi. Recupero importante conquistato dalla formazione iesina sotto di 7 dopo aver toccato il meno 5 in finale di terzo periodo. Santiangeli va dentro, non trova il canestro ma rimedia un fallo molto importante per quanto riguarda la formazione bresciana che perde il contributo di Tamar Slay. Quinto fallo per lui che era stato il protagonista più positivo dell'avvio di partita di Brescia, una prova che poi si è persa nella seconda metà di gara ed ora Slay fuori dalla contesa. Con l'ingresso in campo di Loschi a prendere il posto di Tamar Slay, Santiangeli in lunetta va a realizzare il primo, prova di nuovo ad accorciare Iesi, 58-64, seconda chance da linea dei liberi per Santiangeli che fa 2 su 2, 23 punti per lui, ma soprattutto Iesi tocca di nuovo il meno 5. Torna in attacco alla centrale, avanti di 5 lunghezze. Fuori Tamar Slay per raggiunto limite di falli. Si gioca dunque con una squadra fondamentalmente piccola, bassa. Cuccarolo contro Maggioli, aggravato di 4 falli. E c'è il fallo. E c'è il fallo chiamato a Michele Maggioli. È il quinto fallo per Michele Maggioli. Il pubblico in casa voleva l'infrazione ai passi. Alza il braccio migliore, dice, attenzione sono stato io a far fallo. Correzione volante. Il fallo non è di Maggioli ma è di Migliori. Alberto Martelossi ride. Mi piacerebbe vedere il replay, sinceramente. Io ho visto che c'era Maggioli su Cuccarolo, mi sarò sbagliato forse, non lo so. Scelta controversa. Lunette tiri liberi per Gino Bello Bello Cuccarolo, l'uomo più alto d'Italia. Realizza il primo. 2,21 da Asolo. Ancora Cuccarolo. Migliori spiega il movimento del suo fallo a J.R. Giddens. Cuccarolo in lunetta nuovamente. Piega quello che può delle sue ginocchia, 2 su 2, Brescia torna a più 7, 66-59, 7-59 a giocare. Iesi con Borzato nella metà campo difesa dalla centrale del latte, Migliori, poi Santiangeli, si accentra Santiangeli, sfida la difesa di Brescia, vada Migliori che scarica su Maggioli, a segno da sotto, 15 punti per lui, di nuovo Iesi sotto di 5. Attacca nuovamente Brescia, 7-37 da giocare, situazione difficile da leggere per la centrale con un quintetto veramente atipico. Palla dentro per Gino Cuccarolo, infrazione di passi di Cuccarolo e attenzione perché la partita è completamente riaperta. Il raddoppio di Iesi fino all'infrazione di passi da parte di Cuccarolo, possesso capitale recuperato dal quintetto di Piero Cohen che ha cambiato completamente volto nella seconda metà di partita. Da Maggioli a Jukic che è in campo adesso, arriva il fischio degli arbitri che vedono il fallo di Dibella, dovrebbe essere il secondo per lui, secondo fallo di Dibella, terzo di squadra per Brescia in questo ultimo parziale, 7-16 da giocare, 5 punti dividono le due squadre con Iesi che nel terzo quarto ha ricucito il gap ed ora prova a giocarsela fino in fondo. Da Maggioli a Santiangeli, Santiangeli dentro contro Cuccarolo, scarica però verso Jukic senza trovarlo, Iesi getta via il possesso, recupero importante anche per Brescia in un momento critico per la squadra di Martelossi. Brescia può dunque ripartire, tira un sospiro di sollievo la formazione bianca-azzurra che attacca nuovamente con Dibella. Palla schiacciata per Loschi, ancora fuori Dibella, va dentro Dibella, torna sui suoi passi, la marcatura di Santiangeli, il fallo di Santiangeli, bravo Dibella a portarselo a casa. Terzo fallo per Marco Santiangeli. La rimessa è nelle mani della centrale con 14 secondi per questo attacco, si va da Dibella, Loschi dall'arco, non va. La specialità della casa questa sera non premia il Trevigiano.
Jukic tira giù il pallone per la formazione di Coin, poi va dentro contro Cuccarolo cercando la conclusione da due, ma Gioli non arriva a far suo rimbalzo, attento anche a non commettere falle. Da allora Giddens a portare il pallone nella metà campo di Iesi a trovare un importante canestro da due per la formazione bresciana. Torna il più 7 Brescia, 61-68, 6-27 da giocare in questo ultimo parziale. Iesi all'attacco con Borzato, arriva fin da Cuccarolo, poi esce fuori cercando Maggioli che pesca Santiangeli. Ultimi 10 secondi per l'azione d'attacco di Iesi. Santiangeli da due, palla sul ferro, lì sotto si lotta per il rimbalzo, ma arriva il fallo di Iesi con Migliori sanzionato dagli arbitri. Quarto per lui, terzo di squadra per Iesi. Il recupero è di Brescia. Centrale che adesso deve caricarsi, la centrale che deve andare per forza dal go to guy J.R. Giddens. È lui l'uomo che può risolvere questa partita per Brescia. È lui quello che naturalmente ha meno timore degli altri, quello un po' più spavaldo, quello che forse si è un po' perso nel corso del terzo quarto di gioco. Palla scaricata proprio a Giddens da Loschi, la fine di tiro va dentro, J.R. Giddens, buono l'assist e la schiacciata per Gino Cuccarolo. Brescia torna a respirare, 70-61, 5-54 da giocare. Giddens e Cuccarolo fabbricano insieme il nuovo più 9 della centrale del latte con Borzata, l'arresto e tiro nel pitturato, due punti per lui. 63-70, Borzato tocca quota 13, Iesi sul meno 7, 5-40 da giocare. L'attacco ancora della centrale con Di Bella, palla dentro per Cuccarolo, seconda schiacciata in fila. 72 centrale, 63 Iesi. Spazi importanti per i 2-21 di Cuccarolo che punisce due volte la difesa di Iesi e torna ad allungare il passo per la centrale del latte. Adesso Falluca arriva in fondo, si prende la conclusione da due, trova un gran bel canestro, difficile questo di Falluca. 65-72, Iesi sotto di 7, 5 minuti e 5. Non proprio il dominio delle difese, è più che altro la partita degli attacchi. Adesso c'è però l'errore di Di Bella che cerca anche di recuperare il pallone, ma non è così. 7-2 Brescia, 6-5 Iesi, si fa sotto nuovamente la squadra di Cohen, 4-58 da giocare. Il possesso recuperato dalla formazione arancioblu di casa, l'ingresso negli ultimi 5 minuti di questo confronto al Palatriccoli. Borzato va da Migliori che si prende e mette la conclusione da tre punti. Franco Migliori e Iesi adesso addirittura sotto di 4, meno 4 per la fine di BPA, 4-40 da giocare, la tripla di Franco Migliori. 68-72, l'attacco più pesante nelle mani di Fede Loschi, la tripla di Loschi nel momento del bisogno. 75 Brescia, 68 Iesi, da 2 anzi, 7-4-6-8. Libero dall'angolo di colpire, Loschi non perdona, torna ad allungare per Brescia, ora Borzato, vediamo se Iesi riesce a reagire a questa mazzata. Falluca contro Giddens, Falluca prova a batterlo in rapidità, alla fine il fischio della terna che ravvisa il fallo sullo stesso Falluca da parte di Giddens, il terzo per lui. Brescia che esaurisce il bonus, Iesi che resta in attacco, fuori Busciati per Fulz nel quintetto della centrale del latte, c'è il time out richiesto dalla formazione di casa sul meno 7. Squadre che recuperano il parquet dopo il time out chiesto da coach Piero Cohen sulla panca dell'Aurora. Si riparte, 68-68 Iesi, 75-75 Brescia. Marco Santiangeli va da Maggioli, Borzato pasticcia, sta per perdere il pallone, si lotta a terra con Di Bella che ne esce vincitore e recupera per Brescia. Il grande recupero da parte di Brescia, un segnale importante per i biancazzurri. Il capitano, pur acciaccato, pur non al 100%, che si butta su ogni pallone. Più 7 centrale che attacca con Robert Fulz, 9 secondi per questo tiro, palla dentro! Non buono il canestro, sfondamento offensivo di Cuccarolo ed è il quarto fallo per Gino Cuccarolo. Croce edilizia di questa centrale, si rimane sul più 7 Brescia, 7-5-6-8, 3-49 da giocare.
Iesi recupera un possesso importante dopo aver sprecato il ritorno in campo dopo il time out chiesto da Cohen in precedenza. Palla breve consegnata nelle mani di Fallucca per la ripresa del gioco. 23 di Santiangeli, 15 di Maggioli, 13 di Borsato, i marcatori in doppia cifra del quintetto iesino. Intanto lo stesso Borsato si muove sulla linea di fondo, va a cercare fuori Migliori che poi torna dentro da Maggioli da due, sbaglia però la conclusione il capitano e Giddens tira giù il pallone riconsegnandolo ai suoi. Ennesimo rimbalzo per J.R. Giddens, versione spettacolare del giocatore più amato da parte del pubblico bresciano. Attacco ancora dei biancazzurri proprio con J.R. che prende la linea di fondo come solo lui sa fare il tiro, è morbido e va dentro ed è di nuovo più 9 Brescia, 77-68, 13 da giocare. 21 i punti di Giddens, grande protagonista per quanto riguarda la centrale del latte e della reazione di fronte alla momento critico vissuto dalla squadra bresciana nella seconda metà di gara. Adesso Santiangeli continua a tenere in partita i suoi perché con l'aiuto del tabellone va a realizzare 70-77, 25 punti di Santiangeli. Novamente la centrale in attacco, Di Bella chiama lo schema, palla per Robert Fulz, Giddens la finta di tiro, vediamo l'uno contro uno il pick and roll con Cuccarolo in campo con 4 falli, la tripla di Capitan Di Bella che non va. 77-70, attacco Iesi. Borsato recupera il pallone poi dall'altra parte del campo dove si prende la conclusione da due. Borsato va a realizzare, accorcia Borsato, Iesi sotto di 5, 2-20 da giocare. Importante reazione d'orgoglio anche da parte di Stefano Borsato. Iesi dunque non molla, l'attacco di Brescia ci prova questa volta Di Bella, la tripla è centrale e c'è di nuovo il più 8 Brescia, 80-72, 2-0-5 a giocare. Il morso di Di Bella per tenere lontana Iesi mentre ci stiamo avvicinando all'ingresso degli ultimi 120 secondi della partita. Adesso Fallucca gioca su Santiangeli, Fallucca gli porta il blocco, Santiangeli va dentro, scarica su Maggioli contro Cuccarolo a realizzare il capitano. 74-80, 17 punti per Michele Maggioli. Brescia cambia, fuori Cuccarolo per Rinaldi, pallone che torna nelle mani della centrale del latte. 1:51 da giocare, torna in campo dunque Rinaldi. 1:51 da, anzi 1:45 da giocare, un fallo solo per lui da spendere. Di Bella che attacca Fulz più 6 centrale, fallo chiamato Migliori per il numero 53 e il fallo numero 5. Qualche parola di troppo tra Migliori e Giddens. Migliori adesso viene invitato a uscire dal parquet, Giddens viene redarguito dagli arbitri. Attenzione, arriva il fallo dal time out, pardon, arriva il time out, pertanto 87-4 e minuto. Si rientra in campo, 98 secondi, viveteli con Vallesina.tv e Brescia TV, le televisioni ufficiali di Iesi e Brescia. Partita tutta da vivere e molto probabilmente credo, Fabrizio, che dopo i primi 20 minuti di gioco l'avevamo battezzata come andata dalle parti di Brescia. Questa partita onora Iesi, che è stata bravissima a riaprire ed è lì a giocarsela fino alla fine, perché sul più 6 per Brescia a 98 secondi alla fine mica è finita, anzi, e questo ce lo dimostra Matteo Fallucca. Attacco ancora di Brescia, palla fuori per Loschi, ancora Loschi, Loschi lo scarico, la tripla di Capitan Di Bella che non va, recupera nuovamente Iesi, attenzione perché la partita è vivissima. Recupero fondamentale della formazione iesina, sotto di 6, Santiangeli prova a tenere ancora aperto lo spiraglio per la formazione di casa, Maggioli va da Jukic, Jukic contro Giddens, va a segno da sotto, realizza Jukic, Iesi sul meno 4, 1:08 da giocare. Attacca nuovamente la centrale, avanti solo di 4 lunghezze. È il momento più duro di tutta la partita per i ragazzi Martellossi. La palla che non va di Rinaldi, incredibile. Iesi recupera quando non ci sperava più. Santiangeli riesce a tener viva la partita. Santiangeli nel pitturato cerca la conclusione, trova soltanto il fallo, ma non il canestro valido. Davvero da cardiopalma questa azione da una parte e dall'altra. Prima il canestro
sfumato di un soffio per Brescia, ed ora il fallo di Fulz, secondo per lui, che manda il lunetto a Santiangeli con due liberi a disposizione. 45 secondi da giocare, Iesi sotto di 4, prova ad accorciare, meno 3 perché Santiangeli realizza il primo. Ancora un'opportunità, meno 2 perché Santiangeli mette anche il secondo e tocca quota 27. Attacca nuovamente Brescia, è una bolgia il Palatriccoli, 39 secondi alla fine, 2 le lunghezze che separano le formazioni in campo. Brescia che attacca con Loschi, si va da Fulz, il pick and roll giocato con Rinaldi, ancora pick and roll, Fulz non sa chi servire, trova JR Giddens, JR, il tiro di JR non va, Maggiore al rimbalzo forzato, la mette giù, 15 secondi da giocare, Iesi sotto di 2, Santiangeli arriva a portare il blocco Maggioni, Santiangeli va dentro, trova il fallo, non trova il canestro anche in questa occasione. È il fallo di Rinaldi su Santiangeli, è il quinto per lui, esce Rinaldi dalla partita, Santiangeli lunetta con due liberi, pronta a tornare in campo Cuccarolo per la centrale del latte. 78 a 80 in favore di Brescia, 9 secondi e mezzo di qui alla fine, Iesi lunetta con due liberi, Brescia che ha fuori Slay ed ora Rinaldi per falli, dall'altra parte fuori Migliori, il primo di Santiangeli a segno, Iesi sotto di 1. Ancora Marco Santiangeli in lunetta. Mette il secondo, 2 su 2, Iesi impatta clamoroso. Attacca Brescia, 6 secondi alla fine, 5 secondi, va dentro Brescia, perde palla, incredibile. Il recupero clamoroso di Iesi, portato pasticcia, Jukic prova alla fine, si va al supplementare. Davvero incredibile. Incredibile quello che è accaduto con Palatriccoli. Incredibile su sponda Iesi ed incredibile anche su sponda Brescia, una partita che sembrava a 360 gradi saldamente in mano della centrale del latte e che Iesi ha rimesso in gioco. 80-80, si va al supplementare. Si torna a giocare, supplementare. Clamoroso esito di questa sfida che dopo 40 minuti dice che non si è fatto nulla, 80-80, si ricomincia dalla parità fra le due formazioni. Follia allo stato puro per Brescia che riesce a complicarsi la vita più del dovuto, sembra la stessa squadra che tra dicembre e gennaio ne ha combinate più di Bertoldo e adesso si gioca in questo overtime la possibilità di restare in corsa per le prime posizioni. Cuore enorme invece da parte della formazione iesina che ha rimesso in piedi davvero una partita che sembrava chiusa addirittura dopo i primi 20 minuti per le prospettive di Iesi, che sbaglia però il primo attacco, recupera palla Brescia e torna nella metà campo di casa. Attacca alla centrale con Robert Fulz in questo overtime, Fabio Di Bella, ancora Fulz, Cuccarolo in uscita per il pick and roll, ci prova Loschi, non va, a rimbalzo arriva Cuccarolo, palla fuori, si torna ancora ad attaccare per Brescia, ci prova Robert Fulz, non va nuovamente, rimbalzo nuovo di Loschi, terzo attacco in fila per la centrale, canestro stregato per questa Brescia questa sera, che non ha più trovato la via giusta per andare a segnare in corso del terzo e quarto quarto di gioco, non la trova neanche nell'overtime, 80 pari, 4-0-5 a giocare. Spreca tre attacchi di fila Brescia e Iesi allora dall'altra parte del campo quando se n'è andato via il primo minuto di questo supplementare. Da Maggioni a Fallucca si fa vedere Borzato che riceve palla pressato da Di Bella. Borzato dietro per Maggioli, Maggioli un piede dentro l'arco, cerca Jukic, 4 secondi per concludere, Jukic da Maggioli a segno, vantaggio Iesi, 82-80, 3:40 da giocare. Primo vantaggio dunque di Iesi in questa partita. 82-80, attacco della centrale, Di Bella non sa cosa fare della palla, da JR Giddens, 9 secondi, 8 secondi, poco lucida l'azione di Brescia, ci prova con Giddens, è corta, rimbalzo arriva
Cuccarolo, palla per Giddens, la tripla di J.R. Giddens. La reazione di Giddens per i suoi, che per la prima volta in questa partita si erano ritrovati sotto, adesso una lunghezza divide le due squadre, è Iesi che deve colmarla. Borsato, palla in mano, Borsato, l'arresto e tiro, subisce fallo e canestro valido da parte di Stefano Borsato. 84-83, Iesi controsorpassa ed andrà in lunetta con Stefano Borsato. 2:59 da giocare, terzo fallo per Di Bella, controsorpasso di Iesi. E Borsato mette un gioco da tre punti perché realizza anche l'aggiuntivo. 18 per lui, più 2 Iesi. Attacca nuovamente la formazione bresciana sotto di due lunghezze, 85-83. Loschi va a prendere palla da Fabio Di Bella. Fulz, il pick and roll con Cuccarolo. Fulz va dentro, lo scarico per J.R. Giddens, 5 secondi per questa azione. Palla per Fulz, la tripla di Fulz, non va. Rimbalzo per Iesi. Tira giù il pallone Falluca, torna ad attaccare Iesi, avanti di due con la palla in mano adesso. 2 minuti e mezzo da giocare di qui alla fine. Borsato va da Maggioli, il capitano si prende il tiro da tre, palla sul ferro, Jukic prova e per un attimo strappa il rimbalzo, ma c'è il ritorno di Brescia e il recupero. Ancora Brescia che attacca Fulz, palla schiacciata per Fedelowski, lo scarico per Di Bella che va dentro, palla depositata Cuccarolo, fallo su Gino Cuccarolo ed è il quinto di Maggioli. Buono il primo libero di Gino Cuccarolo, ancora lui in lunetta per la centrale. Tensione è palpitante anche in tribuna stampa. Che partita, ragazzi, incredibile. Giù il cappello davanti a questa Iesi rabberciata, senza Goldwire e senza Mezzo Rocca. 1-2 dalla lunetta per Cuccarolo. Resta avanti di uno Iesi sul secondo errore liberi di Cuccarolo. Entriamo negli ultimi 2 minuti di questo supplementare. In campo c'è Bonfiglio per la formazione di Esina che ha perso per il quinto fallo il capitano Michele Maggioli. Santiangeli perde palla ma c'è il contatto con Giddens, con gli arbitri che ravvisano il fallo dello stesso Santiangeli sul tentativo di rimediare alla palla rubata da Giddens. Quarto fallo di Santiangeli, torna in possesso del pallone la centrale del latte che va dall'altra parte in lunetta con lo stesso Giddens. Lunetta tiri liberi per J.R. Giddens, Martellossi fa il diavolo a 4 con gli arbitri, voleva l'antisportivo. Non si va in lunetta ma si va alla rimessa, ma scelta cervellotica, tutto sommato il possesso era di Brescia, pertanto non era un fallo in attacco. Pertanto doveva esserci la lunetta e i liberi per Brescia. I 10 tifosi della centrale degli irriducibili guardano sconsolati quello che succede in campo. Attacco per i biancoazzurri con Fulz, palla servita a Cuccarolo, si va fuori a Busciati, non si è sentita Cuccarolo, arriva il canestro di Busciati, nuovo vantaggio Brescia, 86-85. Contro sorpasso bresciano, Iesi si ritrova sotto di uno con 1 minuto e mezzo da giocare, c'è Jukic fronte a canestro contro la mole di Cuccarolo, Jukic dentro a segno da due sfidando i 2:21 di Cuccarolo. 87 Iesi, 86 Brescia, 1:26 da giocare. Martellossi chiama fuori Cuccarolo andando ad inserire sul parquet di Bella. Sorpasse contro sorpasse da una parte all'altra. Questo overtime sta regalando emozioni, quasi che questa partita non ne avesse regalate a sufficienza. Di Bella decide di mettersi in proprio. Capitan Di Bella, +1 Brescia. 88-87, 79 secondi alla fine.
Tocca a Brescia questa volta sorpassare, tocca a Iesi rincorrere come è accaduto nell'altalena di questo supplementare. Borsato dentro contro Busciati, Borsato alza la parabola della conclusione, Jukic prova a mettere giù il rimbalzo, non ci riesce, recupera Bresciano. Attacca nuovamente la centrale, avanti di uno, ultimo giro di lancette, forse, speriamo, che chi lo sa, con la centrale che cerca di rimettere assieme i pezzi di questo puzzle. Busciati cerca di prendere il fallo, lo trova, specialità della casa, recuperare falli, citofonare Franco Busciati. Lunedì dei tiri liberi per lui ed esce anche Marco Santiangeli per raggiunto il limite di falli. Torna in campo Esposito. Si prepara i due tiri liberi, credo i più importanti di questa serata. La formazione biancazzurra con Franco Busciati, 29 punti per Marco Santiangeli. Sbaglia il primo Franco Busciati. Gli irriducibili si stanno chiedendo perché hanno preso un pullman per venire fino a qua. Ancora Franco Busciati, 1 su 2, più 2 Brescia, 89-87. Time out richiesto dalla fila NBPA Iesi. Iesi torna in campo dopo il time out chiesto da Piero Coin, sotto di due la formazione iesina, senza Maggioli e Santiangeli usciti per falli, 48 secondi e mezzo da giocare, in campo c'è Esposito. Ed ora Borsato da tre, a segno, clamoroso Stefano Borsato, 90-89, 37 secondi da giocare. Partita infinita. Ancora Brescia con Busciati che non trova il canestro e c'è il fallo chiamato alla difesa di Brescia. Si va dall'altra parte del campo, lunette tiri liberi, una scelta di Busciati decisamente rivedibile, fallo di Bella per bloccare il tabellone, 26 secondi alla fine, più uno Iesi con due tiri liberi per la squadra di casa. Partita incredibile, Iesi è in lunetta con Darko Jukic a 26 secondi dal termine sul più uno per la Fileni BPA. Mette il primo Jukic, più due. Realizza il secondo, più 3, 92-89, il time out è di Brescia, 26 secondi da giocare. Attacca Brescia, 26 secondi alla fine, Cuccarolo si va da Di Bella, è rientrato in campo il gigante della centrale, Di Bella, palla fuori per Fulz. Attacco, i secondi scorrono, 15 secondi, il tiro di Fulz, canestro, Brescia è sotto di una lunghezza, adesso si cercherà il fallo per bloccare il tabellone, arriva il fallo. Fallo su Stefano Borsato, 12 secondi da giocare, Iesi avanti di 1 sul terzo fallo di Fulz. Borsato va in lunetta con due libri a disposizione. Mette il primo Borsato, più due. Ancora un'opportunità per il numero 7 della squadra di casa. 12 secondi alla fine, Borsato, 2 su 2, più 3, 94-91. L'ultimo attacco per Brescia, che a questo punto dovrà cercare la tripla per l'overtime. Arriva il fallo di Simone Bonfiglio. Bonfiglio, secondo fallo. In lunetta ci va Robert Fulz. 8 secondi alla fine. Dopo i liberi, vediamo come vanno, ma è preventivabile che ci siano ancora altri liberi dall'altra parte del parquet. E Fulz in lunetta che realizza il primo, 94-92. Ancora Robert Fulz, il figlio d'arte, in lunetta per il secondo viaggio, 8 secondi alla fine, realizza anche il secondo, 2 su 2, 94-93, rimessa,
è fallo di Fulz. Il fallo su Fallucca ancora per bloccare il tempo, 7 secondi e mezzo di qui alla fine. È il quarto fallo da parte di Fulz. Jesi Andrea Lunetta dall'altra parte del campo sul più uno, la fila di PPA in questo concitatissimo finale di una gara infinita ed assolutamente sorprendente sotto tutti i punti di vista. Fallucca e Lunetta. Mentre Jukic va a ricevere indicazioni dalla panchina arancio-blu. Fuori Cuccarolo, dentro Busciati per quello che riguarda la centrale del latte. 7 secondi e mezzo da giocare, 94 Jesi, 93 Brescia, Fallucca e Lunetta, due liberi per lui. Sbaglia il primo. Un primo errore per Fallucca che mette il secondo, 95 a 93, più due Jesi. Non spende fallo Jesi ovviamente, palla che arriva Loschi, la tripla di Loschi, non va. L'errore, vince Jesi. Clamorosa vittoria di Jesi che batte Brescia, 95 a 93, una filena di PA che ha stracciato tutti gli alibi che aveva a disposizione questa sera per conquistare una vittoria incredibile, almeno quant'è incredibile la sconfitta di Brescia che aveva dominato la prima parte di gara. Direi che si può descrivere solo in una maniera questa sconfitta di Brescia, una partita allucinante, allucinante la sconfitta di Brescia, finisce 95 a 93, vittoria meritatissima da parte di Jesi. Brescia deve veramente riflettere e meditare. Una seconda metà di gara pressoché perfetta per la formazione jesina, nell'atteggiamento, nel cuore, nel carattere, in cui ha rimesso in gioco una partita data per persa da tutto il palazzetto, lo possiamo ben dire, tranne probabilmente i protagonisti in campo alla fine dei primi 20 minuti di gioco fino al supplementare, fino ad arrivare al supplementare, a questi 5 minuti finali di Altalena che premia la finale di PA. Due punti capitali in chiave salvezza, Jesi batte Brescia 95 a 93. Direi che è tutto dal Palatricoli, da Fabrizio Romagnoli e da parte di Alberto Banzola, il più cordiale buonasera.